Ragazzi, un indovinello. Che cosa sono questi? Alessandro, non aiutare. Dai, avete 3 secondi. 3, 2, 1. Alessandro, puoi aiutare? Spiega. Allora, funghi. Sono funghi, come sono nati? Nell'albero. Però sono nati quando l'albero era vivo o quando l'albero è morto? Vedete che Non l'albero è è cascato? vivo. No, bugia. Sono nati dopo che l'albero è caduto a terra, perché vedi? Sono proprio qui. Quando è nel punto che avvicina la terra, quindi è l'umidità, la presenza del suolo. Invece quando l'albero era vivo, questo punto era molto distante dalla terra e quindi non sarebbero potuti nascere i funghi qua. Quindi sono funghetti che sono nati dopo che l'albero è morto, che aiutano l'albero a decomporsi. Adesso ci porteremo un po' di ricordini. No, ricordini! Povero alberetto. Vediamo che ci hanno scritto qua sopra. Questo è morto. Simone ci hanno scritto con la S delle SS. Fammi vedere. Vedi, hanno scritto sì, leggi un po', sei buono a leggere, sa? Ah. Adamo che l'hanno. Adamo che è caduto. Caduto, visto, già si sta scortecciando. No, Adamo che è caduto. Speriamo che non ci cascano alberi addosso. Quello lì certo caderà. Va bene Alessandro, era un video veloce, però che devono fare? Pollice in su, pollice giù. Vogliamo fare la cosa? La macchinetta del pollice? Ah, come quando siamo partiti? Sì. Attenzione, sta mischiando. È emozionante. Potete scegliere tra mettere pollice in su o pollice in giù, c'è la macchinetta che decide per voi. Pollice in su o pollice in giù. Attenzione, emozionante, si sta quasi per fermare. Pollice neutro, metà, oggi siete liberi.